Ciao ragazzi e benvenuti di nuovo sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di tecnica e in particolare parliamo della mano sinistra. Vedremo una serie di combinazioni che vi passeranno tra poco qui in sovraimpressione e come lavorare con la mano sinistra per imparare ad approcciare al basso e imparare a muovere bene le dita su questo strumento. Mi raccomando, prima di partire, ricordiamoci, come detto nel video precedente, dove si deve appoggiare il pollice, le corde che non stiamo suonando cerchiamo di tenerle stoppate, così da non creare rumori. Cerchiamo di concentrarci bene sulle note suonate e farle uscire quanto più pulito possibile. Prima di inserire anche la mano destra, però, proviamo a lavorare un attimo solo con la mano sinistra. Scegliamo la prima combinazione, che è 1-2, e lavoriamo in verticale sul manico. Quando dico 1-2, intendo indice e medio. Le dita che si prendono in considerazione sono 4, indice e medio, anulare e mignolo, perché il pollice sta dietro. Quando prendiamo in considerazione la figurazione 1-2, intendo il dito indice e il dito medio, ma non singolarmente, cioè uno sta per un dito e due per due dita. Questo è un aspetto molto importante perché una cosa che si fa spesso quando suoniamo all'inizio questo strumento è di alzare molto le dita, fare grandi movimenti e nel momento in cui abbassiamo un dito ne alziamo un altro. Invece dobbiamo imparare a tenere le dita molto attaccate al manico e alla tastiera, in modo tale da acquisire una buona tecnica che poi ci porterà a essere più precisi e più veloci con il passare del tempo. Quindi 1-2 intendo indice e medio, con l'indice che rimane attaccato, quindi un dito, due dita. Partiamo dal quinto tasto in una zona centrale che può essere comoda, quindi dove c'è il secondo pallino, la nota Do, e andiamo su, sulla corda di sopra, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Quindi saliamo e scendiamo in questa zona. Prima lavorando così, solo con la mano sinistra, per prendere confidenza con questa cosa. Poi possiamo fare l'inverso, due dita, un dito, due dita, un dito, due dita, un dito, due dita, un dito. Scendiamo, facciamo lo stesso movimento. Dopodiché possiamo fare 1-3, quindi un dito, tre dita, no un dito e il terzo dito in questo modo, ma un dito e tre dita giù. 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3. Poi al contrario, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1. 1-4, 1-4, 1-4, 1-4. Scendiamo. E poi sempre l'inverso. 4-1, 4-1, 4-1, 4-1. Possiamo scegliere di fare 2-3, 2-3. E poi lavorare sempre all'inverso. 3-2, 3-2. Dopodiché invece cominciamo con le combinazioni a 4 dita. Per esempio 1-2-3-4, molto semplice. Andiamo giù, mi raccomando, teniamo le dita bene attaccate, aperte in questo modo. Possiamo fare al contrario, 4, 3, 2, 1, quindi parto con 4 dita e ne sollevo uno alla volta, cercando, questo è anche un altro aspetto importante, di non allontanare troppo le dita. Infatti dico sempre questa cosa ai miei allievi. Provate a immaginare di avere una mano qui che vi blocca, vedete in questo modo, che vi blocca le dita in modo che non le fa allontanare più di tanto. Ok, quindi in realtà il dito basta che si solleva di un centimetro più o meno dalla corda, non si deve sollevare di tanto. Ok, quindi parto con 4, sollevo uno, l'altro e l'altro, quindi sollevo il mignolo, poi l'anulare e poi il medio in questo modo. Stessa cosa sulla corda di sopra, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Dopodiché posso fare tante combinazioni come abbiamo visto nello schema di prima che vi riapparirà adesso in questo momento. Possiamo fare 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, oppure 2, 4, 3, 1, insomma tutte le combinazioni che ci vengono in mente. Sono tutte secondo me molto utili in una fase iniziale e non solo. Ho aggiunto anche questa che è molto interessante, 1, 2, 1, 3, 1, 4, perché ci aiuta a staccare, alzare, cercando appunto di fare caso al fatto di non allontanare troppo le dita, quindi 1, 2, 1, 3 dita, 1, 4 dita. 1, 2, 1, 3, 1, 4. O al contrario, che è un po' più difficile. 4, 3, 4, 2, 4, 1. 4, 3, 4, 2, 4, 1.
Una volta che abbiamo preso confidenza con la mano sinistra, proviamo ad aggiungere la mano destra. All'inizio consiglio di pizzicare tante volte, 4 oppure 8 volte. Adesso vediamo con 4 volte, e poi piano piano di scendere, in modo tale che l'esercizio viene lento e poi sempre più veloce. Quindi prendiamo in considerazione 1, 2 e pizzichiamo 4 volte ogni nota. Appoggio il pollice, faccio 1, 2, 3. Okay. Mi raccomando, per il pizzicato ricordiamoci di appoggiarci sempre sulla corda di sopra. Quando siamo sulla quarta corda, invece ci possiamo appoggiare sul pollice. Scendiamo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non è importante che lo facciate a tempo, per adesso stiamo lavorando ancora senza parlare di ritmo, ma solo per prendere confidenza appunto con il pizzicato e con il movimento delle dita. Faccio il movimento al contrario, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Scegliamo un'altra combinazione e proviamo a pizzicare tre volte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 e pizzico tre volte. Un altro aspetto molto importante, cercate di non tenere il dito a sinistra del tasto o al centro del tasto, ma proprio vicino al tasto, in questo punto qui, in modo tale che suona bene e vi aiuta soprattutto per andare più avanti. Se suonate più indietro rischiate che con l'anulare non arrivate alla nota interessata e può suonare male. Quindi sempre vicino al tasto, soprattutto con l'indice. Poi vedremo che è molto utile questa cosa anche per il basso fretless. Facciamo il movimento opposto, quindi tre dita, un dito, e pizzichiamo sempre tre volte. Un altro aspetto molto importante, cercate sempre di tenere il polso dritto, non piegate tanto il polso in questo modo, perché potete avere un problema di tendinite, visto che in questo modo i tendini sono già molto tesi e con il movimento delle dita andiamo ad affaticare e rischiamo la tendinite. Quindi è molto importante avere il braccio, il gomito staccato dal corpo, non attaccato, e il pollice appoggiato dietro in questo modo e il polso dritto, cercando di creare proprio un angolo di 90 gradi in questo modo, e andiamo a pizzicare. Un'altra cosa che può essere utile, non tenete il basso dritto in questo modo qua, ma provate a girarlo più verso l'esterno, che aiuta molto, tenendo la tastiera mai rivolta verso il basso, ma vicino al viso quanto più è possibile. Cercate anche di non stare troppo curvi, ma di tenere una posizione dritta con le spalle aperte in questo modo. Proviamo un'altra combinazione. Facciamo per esempio 1-4 pizzicando 4 volte. Cercate di seguire il movimento. Quando salite su, il pollice della mano dietro scivolerà invece verso il basso, e anche con la spalla cerco di scendere un po' per evitare di tenere il polso piegato quando arrivo qui sopra, ma invece di tenere sempre la mano dritta e arrivarci bene con il polso dritto. Proviamo al contrario, a 4 volte sempre. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dopodiché possiamo scegliere qualsiasi tipo di combinazione, come vi ho fatto vedere prima, e lavorare sempre in questo senso. Proviamo a pizzicare 2 volte una combinazione 1, 3, 2, 4. Vedete i movimenti delle dita come sono piccoli, non mi allontano, cerco di tenere le mani molto attaccate sulla tastiera. Ovviamente pizzicate alla velocità che vi è più congeniale. Proviamo a pizzicare una volta invece la combinazione 1, 2, 1, 3, 1, 4.
Così via potete lavorare su tutte le combinazioni, quindi pizzicando prima 4 volte, poi 3 volte, 2 volte e alla fine una volta, che ovviamente è un pochino più difficile perché i movimenti saranno più rapidi. Buon lavoro!